Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche prima di tornare dalle vacanze. Oggi vi proporrò un format leggermente diverso da rari e introvabili. Se nel passato abbiamo esplorato i giochi ambiti dai collezionisti, che raggiungono quote di vendita sempre più alte, in questo video vorrei darvi qualche nome di hidden gem da recuperare. Titoli poco conosciuti e molto spesso sottovalutati, che sono passati inosservati dal grande pubblico, ma che meritano di essere riscoperti assolutamente. E siccome bisogna partire da qualche parte, rimarrei fedele alla tradizione, scegliendo proprio di iniziare dalla Wii, una delle console Nintendo più vendute di tutti i tempi. E poi è una console che si sposa perfettamente per questo tipo di video, visto che il catalogo fisico della Wii è sostanzialmente l'equivalente dell'eShop digitale della Switch. Ci sono tantissimi titoli validi al suo interno, ma sono sommersi da un tale mare di pattume che anche solo conoscerne l'esistenza è quasi impossibile. Quindi questa sarà solo la prima di una serie di puntate, se il format vi piace. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i vostri suggerimenti. Ci sono titoli Wii che secondo voi meritano di essere riscoperti? Nel mentre mi raccomando, supportate il canale come meglio credete, con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi sugli altri social, in particolare Instagram, dove sarò molto più attivo in questo periodo. E poi, ovviamente, c'è anche il Patreon. Iniziamo! Scegliere solo 5 titoli è stato complicatissimo perché, come dicevamo, all'interno della libreria Wii si annidano tantissimi titoli che meritano di essere riscoperti. Ma partirei da quel piccolo capolavoro puzzle platform di Aiwi the Kiwi, di Yuji Naka, il papà di Sonic. Eh sì, il buon Naka oggi viene tristemente associato a quel mega disastro che è stato Balan Wonderworld, ma nei primi anni 2000 ha tirato fuori delle perle niente male su Wii. È il caso di Aiwi the Kiwi, platform pensato appositamente per sfruttare al meglio il sistema di puntamento del Wii Remote. Nei 100 livelli che compongono il gioco, all'utente sarà richiesto di accompagnare la traversata di Ivy tracciando delle linee in grado di modificare il percorso del pennuto. Il protagonista infatti si muoverà in automatico, il compito del giocatore sarà quello di farlo arrivare sano e salvo a destinazione, permettendogli di raggiungere punti altrimenti inaccessibili ed evitando insidie come spuntoni, ratti e uccelli. Le premesse sono molto semplici, ma la difficoltà è crescente e arriva a proporre delle sfide parecchio impegnative nelle fasi avanzate di gioco, grazie all'implementazione di alcune meccaniche come la catapulta o l'utilizzo di rocce che arricchiscono in modo intelligente il gameplay. Con una direzione artistica minimale ma parecchio ispirata e una colonna sonora sorprendentemente avvolgente, Aiwi the Kiwi è un platform da non sottovalutare. Ne esiste anche una versione per DS, sostanzialmente identica a quella per Wii, dove il sistema di controllo è però adatto al touchscreen tramite stilo. Io personalmente preferisco la versione da casa che sfrutta al meglio il Wii Remote. Ma Naka ha sfornato un altro titolo che merita altrettanto rispetto prima di abbandonare definitivamente la Wii, Rodea the Sky Soldier. Attenzione però, perché la versione per Wii è in realtà nettamente migliore rispetto al porting per Wii U, uscito molti anni dopo. Con Rodea abbiamo un gioco decisamente più nelle corde di Naka, che sembra riprendere e perfezionare tutto quello che si era visto fino a quel punto con i Sonic in 3D e con Knights into Dreams. Sebbene l'immaginario di Rodea sia molto distante dall'universo narrativo di Sonic e compagni, è ovvio che il game design sia fortemente debitore dell'esperienza maturata con la mascotte Sega. La velocità viene rimpiazzata con le manovre aeree, ma il pacing e il flow di gioco sono esattamente gli stessi. Immaginatevi un platform dove sostanzialmente il vostro obiettivo è quello di rimanere sempre in aria, lanciandovi verso qualsiasi oggetto presente nella mappa. Quello di mantenere la fluidità del volo non è un passaggio obbligatorio, ma diventa quasi la naturale risoluzione di ogni livello, proprio come le corse e le acrobazie del Riccio Blu imponevano di percorrere a tutta birra gli stage di Sonic. Rodea è un esperimento affascinante, di sicuro non perfetto, ma che andrebbe recuperato assolutamente, anche perché è cucito su misura sul sistema di puntamento del Wiimote. L'unico problema è che il gioco ha subito una distribuzione a dir poco disastrosa, e il modo più semplice di reperirlo è quello di trovarlo all'interno della versione per Wii U, che spesso comprendeva un doppio disco. Attenzione però, la seconda versione è un porting dell'edizione per 3DS che era stata rimaneggiata pesantemente da un team esterno a quello di Naka e presenta importanti differenze di gameplay che lo rendono un gioco molto diverso e qualitativamente inferiore. La Wii fu la console perfetta per la rinascita del genere dei rail shooter e tra i tanti titoli apparsi nel corso degli anni
Sin and Punishment rimane forse uno dei più indimenticabili. Seguito di un titolo Nintendo 64 che non uscì mai dai confini del Giappone, Successor of the Sky è l'equivalente videoludico di un film d'azione composto unicamente da sequenze al cardiopalma. Il giocatore può controllare liberamente il protagonista all'interno della schermata di gioco, mentre l'inquadratura segue un tracciato predeterminato. I binari in questo caso però sono un concetto estremamente labile, visto che ogni livello è composto da un'infinità di sequenze diverse che cambiano continuamente direzione in favore di inquadrature spettacolari che modificano anche radicalmente il gameplay. Avete presente Pokémon Snap? Ecco bravi, immaginatevi l'esatto opposto e aggiungeteci un livello di sfida fuori misura. Sin and Punishment è firmato infatti da Treasure, dei veri e propri veterani degli shooter. L'esperienza maturata con titoli hardcore del calibro di Ikaruga e Bangai-O rivive tutta in questo frenetico rail shooter che vi terrà incollati allo schermo dall'inizio alla fine della cavalcata. Inoltre, sebbene basi il sistema di puntamento sulla rapidità del Wiimote, i puristi potranno optare per dei controlli molto più classici e tra i pad supportati risulta anche il mitico controller del GameCube. E dopo questa scarica di adrenalina abbassiamo un po' il ritmo con un survival horror molto particolare. Cursed Mountain. Nonostante Nintendo sia spesso vista come una compagnia che produce titoli indirizzati a un pubblico molto giovane, le sue console hanno spesso ospitato dei titoli decisamente pensati per i più grandi. La Wii non fece eccezione e tra i tanti survival horror più o meno riusciti vi consiglio di provare Cursed Mountain, un interessante ibrido tra un survival horror e un adventure che mette al centro del gameplay l'esplorazione. Nel gioco impersoneremo Eric Simons, uno scalatore che negli anni 80 si avventurò sulla vetta della montagna Chomo Lonzo nel tentativo di salvare suo fratello Frank, dato ormai per disperso. Sebbene ci siano frequenti sezioni di combattimento contro dei fantasmi, le sequenze action non sono tra le più ispirate, complice soprattutto l'utilizzo eccessivo dei motion control per eseguire gli attacchi anche più basilari. Cursed Mountain brilla particolarmente nella costruzione dell'atmosfera, riuscendo a sfruttare appieno l'inusuale setting delle montagne tibetane tramite un'attenzione particolare alla difficoltà di movimento di Eric durante la scalata. Cursed Mountain è un gioco lento, a tratti ripetitivo, ma con un'atmosfera così tesa e inquietante che difficilmente troverete qualcosa di simile su Wii. Armatevi di piccone e pazienza, tenetevi pronti a leggere tanti documenti necessari per comprendere la trama del gioco e partite per una scalata che difficilmente dimenticherete. E per chiudere ho scelto di parlarvi di uno dei videogiochi che più mi ha disgustato in assoluto in tutta la mia carriera da videogiocatore. Deadly Creatures è il gioco che nessuno vorrebbe toccare, neanche con un dito. Eppure, porca miseria quanto è fico. Con buona pace degli aracnofobici e degli entomofobici, Deadly Creatures è la rappresentazione più realistica del mondo degli insetti che si sia mai vista in un videogioco. Scordatevi le versioni antropomorfe di Zeta la formica o A Bug's Life. In Deadly Creatures ci sono solo insetti, veri, schifosi e pieni di zampe. La storia, divisa in 10 livelli, vede l'alternarsi di due protagonisti giocabili, una tarantola e uno scorpione, che non faranno altro che rincorrersi per determinare quale sia il predatore più letale di tutto il deserto. Mentre gli stage, con protagonista lo scorpione, pongono più enfasi sul combattimento e la brutalità delle uccisioni in questi frangenti è agghiacciante, quelli dove prenderemo il controllo della tarantola saranno basati più su un approccio stealth e un level design decisamente meno lineare. Sia le fasi più action che quelle esplorative sono riuscite in egual misura, complice un combat system che rende giustizia alla letalità dei due protagonisti, sia una cura nel design delle ambientazioni che ricrea perfettamente i micromondi degli insetti, offrendo un punto di vista inedito per ambientazioni altrimenti familiari. Altra caratteristica unica è che c'è effettivamente una storia che fa da sfondo all'avventura e vede come interpreti principali due umani in cerca di oro nel deserto di Sonora. Quindi, se Deadly Creatures è sostanzialmente un gioco muto dove non si cerca di far altro che primeggiare nella catena alimentare, nel mentre sullo sfondo si sviluppa una storia di cui saremo soltanto spettatori passivi, ma che è intrigante al punto giusto proprio perché va ricostruita partendo dai pochi pezzi di cui verremo a conoscenza quasi per caso. Ve lo ripeto, mai visto una rappresentazione così realistica di insetti, sbalorditiva tra l'altro per la potenza hardware della Wii, ma se avete il coraggio di addentrarvi in questo nido di ragni, beh, troverete un action adventure solidissimo. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti. Avete altre hidden gem da consigliare? Vorreste vedere altri video del genere? Aspetto di sapere la vostra. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Hidden, Michele Gem, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Lavoro puzzle pa